Ma io penso che abbiamo fatto qualche cosa di più in fase offensiva, anche se la partita in se stessa non aveva grande ritmo, non c'era molto movimento né da parte nostra né da parte dell'avversario. La classifica resta ancora tutta da capire, nonostante la vostra vittoria, che vi allontaniate dal Parma, però ancora un gruppone. Penso che starà così a lungo, visto i risultati anche oggi. Campionato di B si decide negli ultimi 2 mesi, per ora c'è grande equilibrio, vediamo chi riesce a spezzarlo questo equilibrio. Poi purtroppo abbiamo perso punti da 3-0, 2 volte 2-0 e ci mancano oggi. Oggi aveva in campo due anni 80 e tutti gli altri nati nel 90, addirittura mi sembra 98-99. Quanto è difficile affrontare la Serie B con dei ragazzi così giovani, visto che Parma è una squadra che ha puntato tutto sull'esperienza? Ma è difficile, per un allenatore come me io mi diverto, nel senso che sono giovani che sono venuti da campionati di primavera e sicuramente sono campionati diversi, allora hanno bisogno di tempo per adeguarsi al campionato di B, che è completamente diverso, però speriamo di riuscirci perché loro talento ce l'hanno. Ma io penso da parte nostra è sempre preoccupazione, noi non riusciamo a giocare con la mente libera e per divertirsi e per muoversi, quindi ci preoccupiamo quando abbiamo la palla di non prendere gol. Quello come mentalità è sbagliato, prima pensa a farlo, poi se non lo fai pensa a non prenderlo. E noi già con la palla in possesso ci preoccupiamo che può succedere se la perdiamo. Quando riescono a capire questa differenza, penso che si vedrà un'altra cosa. Vabbè, cambio dei portieri, io ripeto, per me sono due portieri bravi e volevo vedere Fiorila anche perché l'ultima di Pigliaccheri non mi piaceva l'impostazione di gioco da parte sua, perché se noi non la facciamo veloce poi abbiamo sempre problemi di arrivare. E sul discorso di cattivo approccio, noi, ripeto, entriamo e siamo passivi a guardare quello che fanno gli altri invece di cercare di proporsi e fare noi.